Ciao a tutti, ben ritrovati su Outcast Sala Giochi, io sono Andrea Maderna, oggi vi parlo di The Flower Collectors, gioco in uscita oggi 21 aprile 2020 su PC. È il nuovo gioco di Mipumi Games, uno studio austriaco che qualche anno fa aveva pubblicato The Lion's Song, che era un'avventura punta e clicca particolare, grafica 2D molto, molto retro, ma anche una scelta estetica retro, questo taglio bianco e nero tendenzialmente al seppia, proprio da film nostalgico, se vogliamo, e era ambientato prima della prima guerra mondiale, facciamo un racconto dal contesto storico piuttosto forte, interessante, ed era anche un'avventura punta e clicca sui generis, nel senso che l'interazione non era quasi mai finalizzata a farti risolvere enigmi particolarmente tosti, ma più a portare avanti il racconto, e lasciava margini di libertà, nel senso che potevi compiere azioni che influenzavano un pochino lo svolgimento della trama o magari ti facevano vedere o non vedere alcune cose opzionali, diciamo. Da questo punto di vista The Flower Collectors recupera l'approccio, è però un gioco abbastanza diverso, perché è in prima persona, e quindi visuale in 3D, con un motore grafico ovviamente da produzione indipendente che se la gioca buttandola sulla visualizzazione stilizzata, per così dire, tutto quasi allegorico, se vogliamo, gli stessi personaggi, con una scelta che mi ha ricordato un po' il fumetto Black Sad, che è questo fumetto francese, anche se gli autori sono spagnoli, che è fondamentalmente un poliziesco noir, dove però i protagonisti sono degli animali antropomorfi. Anche qua i personaggi sono animali antropomorfi e mi hanno un po' ricordato quello stile, ed è una scelta che ci sta, secondo me, perché permette, grazie all'espressività esagerata e al taglio non realistico, di aggirare un po' il problema della grafica 3D con mezzi limitati, che comunque secondo me qua e là un po' pesa, ma non è effettivamente un grosso problema. Tra l'altro, anche da questo punto di vista della stilizzazione, è un gioco che usa delle animazioni molto esagerate per far capire cosa stanno facendo i personaggi, perché adesso spiego come mai, li tendi a vedere da lontano e quindi devi capire cosa stanno facendo, e hanno queste animazioni un po' in stile The Sims, che si muovono tantissimo, sbracciano, eccetera. All'inizio può spiazzare un pochino, ma in realtà poi giocando ti rendi conto che funziona. Perché? Perché il gioco è sostanzialmente, ma proprio dichiaratamente, un omaggio alla finestra sul cortile, il classico di Hitchcock, filtrato un po' attraverso una visione alla Firewatch. Il protagonista è un ex poliziotto, siamo nella Barcellona del 1977, quindi 2 anni dopo la morte di Francisco Franco, è l'anno in cui si tiene la prima elezione democratica in Spagna, perlomeno la prima dalla fine degli anni 30, quindi è un momento molto importante. C'è comunque ancora una situazione di polizia brutale, da metodi e motivazioni discutibili, tu tra l'altro sei un ex poliziotto, quindi sai come funzionano le cose. Sei però un ex poliziotto che ha avuto un incidente, bloccato sulla sedia a rotelle, sei chiuso in casa nel tuo appartamento, hai questo grosso balcone su cui esci fuori, guardi un po' cosa succede, e praticamente si verifica un omicidio nella piazza davanti all'edificio, e ti ritrovi a indagare a distanza dal balcone. Oltretutto, per una serie di circostanze, ti ritrovi a collaborare con una donna, una giornalista, che ti dà una mano, e che ovviamente lei invece può muoversi e andare in giro, quindi la dinamica alla Firewatch è nell'utilizzo della radio per comunicare con questa donna, e ovviamente diciamo il setup è veramente molto simile a quello della finestra sul cortile, cioè tu non protagonista sei su sta sedia a rotelle, non esci mai dall'appartamento, osservi tutto dall'alto e cooperi in qualche modo con questa donna a distanza, che va in giro e indaga per conto terzi, anche se comunque è interessata anche lei a indagare per motivi che non sto a spiegare. Tutto questo, diciamo, si sviluppa
secondo dei principi simili a quelli che ho descritto per The Lion Song, cioè è sicuramente un'avventura in cui bisogna portare avanti il racconto, però appunto le azioni da compiere tendono ad essere legate soprattutto a quello, cioè tu facendo determinate cose, capendo cosa devi fare, porti avanti la storia, ma non si tratta quasi mai di puzzle, è più una questione di osservazione, di indagine, devi guardare cosa succede nella piazza, notare cose, tizio che sta parlando con quell'altro o oggetti che sono stati lasciati in giro, puoi guardare coi binocolo o con la macchina fotografica, magari scattare delle fotografie e comunicare con questa donna e dirle vai a guardare là, vai a guardare là, cerca di capire cosa è successo. È tutto abbastanza semplice e lineare, con però delle possibilità di deviazione un po' per due motivi. In alcuni momenti ci sono delle scelte che puoi fare, tant'è che ci sono achievement collegati di quelli che si escludono a vicenda, cioè se fai così sblocchi un achievement, se fai cosa ne sblocchi un altro. Faccio un esempio che non si verifica nel gioco, però per dare l'idea, hai davanti uno che ti minaccia, gli tiri un cazzotto e magari sbloccherai l'achievement violenza, non gli tiri un cazzotto e sbloccherai l'achievement pacifista. Sto semplificando e ripeto, questa situazione non c'è nel gioco, però per dare l'idea. E questo ha anche delle piccole conseguenze nello sviluppo della trama, con tanto di finale che poi ti fa vedere cosa è successo ai vari personaggi. In più ci sono delle fasi più strettamente investigative in cui hai proprio un timer che scorre, perché magari hai un tot di tempo in cui ci si può muovere liberamente perché la polizia lo sta controllando, e devi guardare cosa succede nella piazza. In queste fasi puoi effettivamente perderti degli indizi, degli elementi, non capire alcune cose, e questo va a influenzare lo svolgimento della trama, perché proprio puoi non scoprire tutto quello che si cela dietro al mistero che si sta cercando di svelare. E anche qui alla fine ci sono alcuni achievement che sono opzionali in base a quanto sei riuscito a scoprire. Tra l'altro alla fine di ogni, non di ogni capitolo ma di quasi tutti i capitoli, c'è anche una bella fase di quelle rimettiamo in ordine le foto, i disegni, gli appunti, per cercare di creare una narrazione in come si sono effettivamente svolte le cose, che è una cosa molto bella, non particolarmente complessa, ma bella, è sempre affascinante nei giochi investigativi quando ti chiedono di mettere in fila gli indizi. E anche qui puoi fare un paio di scelte in alcuni punti che influenzano un pochino alcune cose. Tutte queste cose messe assieme creano un gioco secondo me molto interessante. È sicuramente interessante a livello narrativo per l'ambientazione storica, è costruito abbastanza bene lo sviluppo del caso, anche se magari il taglio non è super realistico, però è realistico il contesto e quindi funziona. Divertente, è molto valido il doppiaggio, è bello il personaggio principale, è interessante come cresce, come si sviluppa anche lui. Il gioco in sé continua, cioè come ho detto all'inizio, appartiene a quel filone, quindi un'avventura non particolarmente complessa a livello di enigmi, ma che può essere un pochino impegnativa se vuoi stare attento appunto a scoprire tutto. Va detta una cosa, io l'ho finito in circa 2 ore e mezza, però appunto non ho sbloccato tutti gli achievement, sia perché ci sono quel paio di achievement che si escludono a vicenda, sia perché appunto non ho scoperto proprio tutte le cose che si possono scoprire. Una volta che lo finisci si sblocca la divisione in capitoli, puoi rigiocare, scegli dal menu i singoli capitoli che preferisci, e questo sicuramente aiuta per insomma, se vuoi completare tutto quanto. Tra l'altro i capitoli sono molto brevi, per capirci l'ho finito in 2 ore e mezza e sono 10 capitoli, questo dà un po' un'idea di quanto possano essere lunghi i singoli segmenti, quindi non è neanche pesante andare lì a rigiocare un intero capitolo perché vuoi vedere se è lì che scovi quella cosa che ti eri perso. Quindi insomma, nel complesso lo consiglio, a patto ovviamente che si apprezzi questo genere di approccio al gioco di avventura, non necessariamente impegnativo e capace di offrire una grossa sfida, a parte magari per chi appunto vuole completarlo al 100%, per quanto pure in quel caso non credo si possa dire che la sfida sia poi così impegnativa, però aggiunge quel pizzico in più. Direi che è tutto. The Flower Collectors, ribadisco, esce oggi 21 aprile 2020, solo su PC. Non so se sia in lavorazione o se ci sia un'opzione o se sia prevista la possibilità che esca anche su console. Ciao!